Eccomi. Ciao, ciao a tutti. Mi ribalto e arrivo da voi come sempre. Allora, voi qua vedete un sacco di... Vabbè, questa perché mi piace tanto, quindi ve l'ho mantenuta in sottofondo. Qua abbiamo una dummy, come vedete è fasciata solo il sopra, ora per motivi ovviamente di tempo. Che cosa vi volevo far vedere? Il nuovo stampo che abbiamo fatto. Ripeto ragazzi, non lo guardate, questo qua è il mio prototipo, però devo ovviamente, per prima di metterli online, devono essere tutti testati e ci servirà, vi faccio vedere subito, per creare, guardate che bello, un realistico effetto legno, ok? Che potrete poi ovviamente utilizzare in tanti modi diversi. Volevo farvi vedere ad esempio un utilizzo, quindi per farlo mi serve chiaramente della pasta di zucchero. Adesso io sto partendo da una pasta di zucchero bianca, ma chiaramente voi potete tranquillamente partire da una pasta di zucchero già colorata o marrone. Adesso lo facciamo insieme, vi faccio vedere anche in questo caso come l'ho colorata. Abbiamo messo la pasta di zucchero direttamente sul tappetino e con un mattarello ci stiamo aiutando a stenderla bene, ok? Come sempre io sono nello stretto e non considero mai questa cosa, ma ce ne facciamo una ragione come sempre. D'altro canto voi sapete che io sono la regina del farsene una ragione. Se non vi basta la pasta di zucchero, poco male, perché tanto non è una cosa regolare che dovete, anche se ci sono, diciamo così, le giunture, fondamentalmente ci interessa fino ad un certo punto, ok? Quindi stesa la pasta di zucchero sul mold, sul tappetino, non facciamo altro che andarlo. Guardate come si stacca bene, eccolo qua, guardate che meraviglia. Cioè, non so se riuscite a vedere come tridimensionale e soprattutto realistico, ok? Guardate che spettacolo. A questo punto, in assenza comunque di aerografo, non è che dovete disperare, perché potete utilizzarlo ugualmente, ok? Adesso cosa facciamo? In questo caso io vado a pareggiare i bordi, così. Giustamente voi mi direte, ma scusa Dada, se io poi ho tanti pezzi diversi e devo fasciare una torta, come posso fare? Allora, potete fare in due modi. Adesso ne vediamo insieme uno, ok? E dopo vediamo il secondo. Allora, mettiamoci di qua. Prendiamo quello che abbiamo fatto prima. Prendiamo questo, li accostiamo e poi non facciamo altro che con il mold in silicone ci mettiamo qua e andiamo a schiacciare lungo la linea di giunzione in questo modo, così. Se volete vi aiutate anche un po' con il mattarello, dopodiché andate ad alzare, la giunzione è sparita, abbiamo eliminato la giunzione. Adesso si tratta di doverla colorare, quindi io mi sono armata di due diverse tonalità di marrone e del verde. Con un, ripeto, potete, ok, fare. Quindi cominciamo con il primo marrone, però come vedrete è semplicissimo anche in questo modo, e andiamo a dare una prima base di marrone. Questo è un marrone un pochino più chiaro rispetto all'altro, andate bene anche sui bordi in questo modo, ok? Poi adesso che viene, che c'è la stagione calda, sono tante le torte a tema natura che io vedo in giro anche col caldo. Quindi ecco qua, appena data la prima base un pochino più chiara, ok? Vedete già come sta
assumendo l'aspetto, ok? Dopodiché ci prendiamo il marrone, quello più scuro, ok? E col marrone più scuro il mio consiglio è andate dove c'è maggior, chiamiamolo così, dislivello, no? In modo da far risaltare il più possibile le venature del legno. Così potrebbe, qua dentro ancora un po', aspettate, ecco qua, ok, lo riuscite a vedere. A questo punto che cosa facciamo? Con il color verde, se volete, questo è facoltativo, a me piace molto, potete dare un po' l'effetto del muschio. Io direi che ci possiamo anche fermare qua. Ecco qua. A questo punto voi vi troverete con tutti questi belli, bellissimi pezzi di pasta di zucchero effetto legno. Quindi andiamo a coprire la nostra torta, ok? Quindi, ripeto, questa è chiaramente una dummy, poi potete farlo su torta vera o quant'altro. Ovviamente io, avendo una dummy, in questo momento utilizzo un po' di acqua, ok, in questo modo. Prendiamo, magari tagliamo, no, aspettiamo a tagliarlo perché non vorrei mai, aiuto. Prendo intanto quelli che avevo già fatto perché sono un pochino più asciutti. Prendiamo il, ecco qua, il primo pezzo di corteccia, diciamo così, e la andiamo a attaccare in questo modo. Quindi l'altro modo, diciamo, per, scusate che vi faccio vedere come sta venendo, ok? Così. L'altro modo può essere o con un pennellino di silicone, che io ovviamente in questo momento non ho, ci adattiamo con un manico, andiamo a unirle un po' in questo modo e poi sempre con il pennello andiamo dentro in modo da, vedete, scusate, ero andata fuori, da coprire bene la linea. Però essendo così irregolare in realtà praticamente non si vede. Altrimenti potete fare quel lavoro che abbiamo fatto prima, cioè di schiacciare con il, stavo cercando, con lo stampo direttamente sopra la torta. Però okay. Ovviamente voi non state più vedendo niente perché io mi sono spostata, ok, così. Qua, che ora io ho lasciato bianco, chiaramente se voi siete partiti da una pasta di zucchero colorata, cioè marrone, sarà già marrone, altrimenti potete poi andarla a colorare, adesso magari lo avviamo un attimino insieme, con, anzi ve lo faccio già vedere, quasi quasi, sempre con il marrone, stando attenti a non esagerare. Anzitutto andiamo a colorarci anche questa parte qua del legno, perché sennò, ok? State vedendo qualcosa, sì. A volte mi rendo conto che sono fuori inquadratura e non ci faccio neanche caso. Minare perfettamente la... Aspettate, che lo attacchiamo bene. Ok. Quindi ancora un po' di acqua. Così, e diciamo così. Semmai, se riusciamo, la prossima settimana questa parte qua la facciamo con l'aerografo, così vi faccio vedere come può venire fatto ad aerografo, ok? Ora questa è quella che abbiamo fatto adesso, quindi è un pochino più fresca rispetto alle altre, ok. Sì, ne mancherebbe ancora un pezzettino lì dietro, ma se no mi tocca rifarvelo e capisco che è estremamente noioso. Andiamo a coprire questa giuntura, ok? Eccola qua, una torta effetto legno. Se proprio volete,
giusto per non farci mancare niente, ci possiamo appoggiare sopra una delle nostre farfalline, però per attaccarla a questa abbiamo bisogno di un po' di colla alimentare, altrimenti non ce la potremo mai fare. Quindi mettiamo un po' di colla alimentare qua e la farfallina la appoggiamo qua. Vediamo se riusciamo a farcela stare subito. Bellissima! Ok? Domani o la prossima settimana magari la finiamo anche dentro con l'aerografo, silicone, per effetto legno. Ok? Quindi abbiamo fatto l'effetto legno. Abbiamo visto come si può colorare, ad esempio, con la polvere. La prossima settimana facciamo con l'aerografo. E poi, vabbè, in questo caso io ci ho messo sopra la farfallina perché mi piace tantissimo. E basta. Io spero che vi sia piaciuto. Scusate, ve lo faccio vedere perché io non so se riuscite a notarlo anche in video, ma vi garantisco che dal vivo sembra legno vero. Poi chiaramente è tutto da rifinire, fosse una torta chiaramente andrebbe rifinita bene, ma io volevo farvelo vedere perché mi piace tantissimo. Quindi amiche, amici, io per oggi vi saluto, io e le mie mani sporche di marrone perché ho tocchignato, quindi mi è rimasto tutto il marrone, e basta. Vi auguro buona giornata, buon proseguimento. Se riesco domani alle 2, altrimenti ci vediamo lunedì. Buon proseguimento, buona giornata, baci baci, grazie a tutte. Ciao!